Ciao a tutti, benvenuti. Continua il nostro pomeriggio GQ Voice. Abbiamo parlato di moda prima, poco fa, con Alessandro Dell'Acqua e con Nick Pires, ma adesso stiamo per tornare in vasca perché ci stiamo per collegare con il nuotatore Fabio Scozzoli, il grande campione italiano, quindi continua il nostro viaggio e le nostre chiacchiere insieme ai campioni italiani e ai nostri sportivi più valenti. Vediamo se Fabio è già qua con noi. Non ti vedo, se ci sei, batti un colpo. Io sto bene, grazie. Ciao, intanto saluto a tutti quelli che si stanno connettendo, i miei colleghi. E, mentre aspettiamo Fabio, vi ricordo che noi abbiamo un sacco di appuntamenti dedicati allo sport, dedicati alla moda e dedicati al gaming, quindi seguite il nostro profilo Instagram per essere sempre aggiornati su tutti gli eventi in programma. Vediamo Fabio se è arrivato. No, ancora no. Ciao Enrico. Allora, aspettiamo intanto che la diretta un po'. Eccolo. Ciao. Ciao, come stai? Dove è andato? È andato via. No. Oh. Fabio, ritorna. No, eccoci. Ce la facciamo? È risparito. No. Aiuto! Ragazzi, questo è un momento terrificante. Molto interessante, mi spiace Paolo. Guarda, stiamo provando a riconnetterci. Provo a invitarlo io, vediamo. No, ancora non c'è. Eccolo. Eccolo, vediamo. Vediamo se adesso ce la facciamo. Stavolta ci siamo. Vediamo se buona la terza o ti vedo sparire di nuovo così, tipo, appare e Non lo scompare. Ma so, guarda. mi si bloccava, non sentivo niente, allora ho chiuso Instagram e l'ho riaperto, così Ma sono mettiamo andato anche sul Instagram, sicuro. magari è in sovracca. A quest'ora è un po' l'ora delle dirette, quindi magari ci sta che sia in sovraccarico e dà dei problemi. Esatto. Ma ora ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Come stai? Partiamo dalle cose semplici. Come stai? Bene, grazie, abbastanza bene, dai. Tu stai bene? Tutto bene, considerato diciamo il momento, non ci possiamo Sì, lamentare. esatto, considerato il momento, c'è chi sta peggio. Esatto. Senti, ma tu intanto dove sei? E Io sono a casa mia, a Imola. si stai allenando? Sì, io mi sto allenando. In realtà, allora, noi avremo, cioè ci saranno i campionati italiani dal 17 dicembre. E io non parteciperò perché, diciamo, da un mesetto a questa parte ho un fastidio a un gomito e a un ginocchio. Ho fatto una risonanza e diciamo che mi sto curando in questo periodo e quindi non sono, diciamo, nel pieno della forma per poter gareggiare. E quindi ho fatto un passo indietro e mi prendo del tempo per stare bene e continuo a nuotare, ovviamente ad allenarmi, ma a un'intensità un po' più bassa Minore, per poter recuperare e poi dai, dopo Natale spero di ricominciare a spingere al massimo. beh, d'altra parte, insomma, quest'anno è andato un po' così, all'insegna della lentezza Sì, assolutamente. Noi per fortuna qualche gara l'abbiamo fatta anche ad alto livello, però comunque è stato un anno estremamente anomalo.
Ecco, raccontaci un po' di Budapest, perché sei stato insieme a Martina, anche la tua compagna, siete stati nella Sì. bolla blu. Raccontaci com'è. Allora, è stata una cosa organizzata estremamente bene, quindi noi siamo stati bene, prima di tutto dal punto di vista sanitario, ci hanno fatto un tampone prima di partire, poi appena arrivati, se avevi l'esito negativo potevi partire. E appena arrivati in hotel di nuovo tampone e in quarantena in camera fino all'esito del secondo tampone. E con l'esito negativo del secondo tampone tutti liberi e poi ogni 5 giorni rifacevamo il tampone, quindi comunque nessuno entrava, nessuno usciva, il personale dell'hotel, della piscina erano tutti tamponati anche loro, tutti all'interno dell'hotel. Insomma, una specie di prigione di lusso, diciamo che siamo stati Però comunque potevate uscire per potevamo un'ora, no, per sì, 90 minuti, un'ora e 90 mezza al minuti. giorno. L'hotel era sull'isola Margherita, che è un'isola l'isola più grande sul Danubio, quindi un posto bellissimo. Qualche passeggiata l'abbiamo fatta, ovviamente. Però era comunque freddo, quindi non è che, e soprattutto tipo i primi 10 giorni non abbiamo visto il sole, pioveva sempre. Però senti, vabbè, che poi stavo pensando, ci sono tantissimi, cioè tra gli sportivi ci sono tantissimi casi di sportivi positivi al Covid. Immagino perché voi siete controllati costantemente. Sì, però. Quanti tamponi hai fatto da quando hai iniziato? Allora, tantissimi. Non ti saprei dire, però almeno più di 10 sicuramente. Madonna. Tra l'altro in Italia sono una passeggiata i tamponi perché il tampone è una cosa microscopica che ti infilano nel naso, ma tipo lì dove eravamo a Budapest era un cotton fioc lunghissimo, ma dello spessore del cotton fioc, quindi enorme, che ti mettevano prima in gola, quindi se non gli vomitavi addosso, poi dopo te lo mettevano nel naso. Tutti uscivano piangendo praticamente. Però io l'ho fatto in Italia, anch'io l'ho fatto così, con il cotton fioc lunghissimo, prima in gola e poi nel naso. Ma Vabbè, la se te. questione dei tamponi penso che nessuno l'abbia veramente chiara, perché ci No, sono infatti. tantissimi tipi, quindi insomma. Però ecco, è un fatto che voi per fortuna siete molto controllati, quindi diciamo da questo punto di vista le manifestazioni sportive possiamo dire che sono abbastanza sicure. Sì, diciamo che in Italia meno. Per quanto riguarda il nuoto, almeno io parlo per noi, hanno organizzato i comitati regionali, hanno organizzato delle gare a livello regionale il weekend passato e anche quello prima. E in effetti a Roma ci sono stati poi dei casi positivi di nuotatori, perché diciamo che a parte la mascherina e il distanziamento, non era richiesto nessun tampone per partecipare a queste gare. E quindi il rischio c'era ovviamente. Poi, per esempio, per questi campionati italiani, invece, la federazione si è organizzata meglio e puoi partecipare, puoi andare a ricevere in piscina solo se hai un tampone negativo delle 72 ore precedenti. Quindi, questo sicuramente è il passo più grande da fare per poter organizzare una manifestazione sportiva che poi comunque comprende 1 migliaio di persone all'interno di una piscina. Per quanto grande sia, i rischi ci sono, quindi ovviamente avere all'interno persone che hanno fatto un tampone negativo sicuramente è una tutela in più. Certo. Senti, Budapest però era senza pubblico, giusto? Sì. Immagino. Budapest. Rischio quasi zero. Ma com'è gareggiare senza pubblico? Anche se per voi chiaramente immagino il pubblico lo senti prima, dopo, però poi mentre fai la gara non No, senti mentre fai la nulla, gara cioè non lo senti. Cioè, non lo senti. un po' il casino si sente, cioè se il pubblico è molto rumoroso e fischia, soprattutto io che faccio rana e quindi tiro Infatti, fuori nella la tua testa, specialità te però fai su e giù dall'acqua, no? un po' si sente, i fischi un po' si sentono. Però prima e dopo ti cambia, nonostante diciamo che era senza pubblico, però noi gareggiavamo, eravamo 10 squadre, gareggiavamo in 4 squadre alla volta e quindi quasi tutti gli altri atleti, se non era negli orari di allenamento,
guardavano la durante i calcio. match venivano a vederli, quindi qualcuno sulle tribune c'era, però erano vuote rispetto a una gara di quel livello in un altro contesto. E per te è inciso, per te è quanto incide la Allora, carica del pubblico? ma la carica del pubblico non tanto, però a livello di spettacolo tanto. Sì. E poi ovviamente quella manifestazione è stata incentrata tutta sulla televisione, quindi noi dovevamo entrare in vasca e salutare, cioè far finta che ci fosse il pubblico, no? Però dal vivo è mancato un po' di rumore. Le piscine sono posti molto rumorosi durante manifestazioni internazionali e questo sicuramente è mancato. Poi Budapest, tutte le gare che si fanno a Budapest c'è sempre il tutto esaurito. Gli ungheresi per gli sport acquatici sono come noi per il calcio. Senti, ma anche invece parliamo un po' del format della gara, perché è da due, questa è la seconda stagione, quindi comunque è Sì. un format relativamente nuovo della Champions League in corsia, no? E però non è che a tutti proprio piaccia. L'ambiente del nuoto è un po' diviso. Tu come ti poni in questa Allora, gara? io credo che, come tutte le cose nuove, debba migliorare. E quindi ovviamente non è perfetta. Però già la seconda stagione è stata meglio della prima e credo che nel giro di 4, 5, 6 anni si possa arrivare a una manifestazione veramente di uno spettacolo unico per quanto riguarda il panorama natatorio. Ok. E già adesso comunque per chi per esempio la prima stagione è potuto venire alla tappa di Napoli, è stata una cosa veramente incredibile per il pubblico, ma anche per noi, perché c'era un casino allucinante sugli spalti, nonostante fosse una piscina non tanto grande, c'erano stati 3.000 persone. E quindi io credo che per noi che abbiamo partecipato sia stata una cosa stupenda. Ovviamente, come ho detto, la prima forse meglio della seconda per il fatto del pubblico, però quest'anno era organizzata meglio e anche proprio sul posto, col fatto che non era una carovana itinerante, era tutto più grande, non so come dire. Però io credo che da casa non è ancora, non si riesca a trasmettere ancora a chi è a casa davanti alla televisione, quello che è veramente dal vivo. E questa è la cosa in cui deve migliorare di più in assoluto, anche perché il futuro è proprio nella TV, diciamo, nello spettacolo che tu offri, come negli sport che tutti guardiamo in TV. Io sono un appassionato, non so, di Formula 1, di tennis. Non l'ho mai vista, cioè la Formula 1 l'ho vista dal vivo, una partita di tennis no, però credo che ci sia differenza, ma in TV comunque è estremamente piacevole guardarlo, mentre una gara come quella che abbiamo fatto noi, chi è a casa ancora non riesce a capire tutto. Anche forse proprio per anche, non lo so, i tecnicismi che magari appunto non sono proprio immediati. Senti, comunque diciamo che quest'anno a livello diciamo di nuoto sta vedendo un sacco di polemiche, di divisioni, perché anche qualche settimana fa c'è stato un po' tutto il discorso delle wildcard per le Olimpiadi che ha creato un po' di malumori. Malumori, sì. Definiamoli malumori, rimaniamo così un po' sul polite, sul vago, ma Esatto. puoi dire qualcosa al riguardo? Sì, allora io mi sono esposto perché sono sempre stato uno molto diplomatico e faccio pochi problemi e non sono il polemico della situazione, capito? Quindi forse ha fatto un po' scalpore il fatto che io mi sia esposto, però mi trovo in una situazione in cui ho 32 anni e ne ho viste tante e mi sento di voler anche, tra virgolette, proteggere i miei colleghi che hanno magari meno esperienza e a volte anche meno voce in capitolo. Non che io ne abbia tanta, perché poi la federazione fa le sue scelte indipendentemente da quello che pensano gli atleti. Però nel momento in cui ci si unisce la voce si fa sentire sicuramente sei quantomeno ascoltato. E in effetti così è stato perché dai, quando è uscita la notizia delle proposte di qualificazione olimpica noi ci siamo espressi negativamente. Io
ho chiamato subito Cesare Buttini, che è il nostro direttore tecnico, e abbiamo fatto quattro chiacchiere, ma molto amichevolmente, nel senso. E lui mi ha espresso il suo punto di vista, che io non condividevo e non condivido tuttora, però ovviamente le scelte le fanno loro. E lui mi ha detto, finita la telefonata, mi ha detto, mi dispiace non averti convinto, però io sono in pace con me stesso. Quello che dico io è che le scelte non sono state fatte le scelte sbagliate, ma nel momento sbagliato, perché l'integrazione alla squadra olimpica sono sempre state fatte. Però io penso che sia giusto farle a qualificazioni concluse, cioè Dici che quando o è siamo. troppo presto? Esatto, qui già chiudi dei posti che diciamo qualcuno potrebbe prendere. Poi è vero da un lato quello che insomma, mi ha detto lui. Ma in questa gara hanno, non so, per esempio i 400 stile hanno qualificato Detti e De Tullio, che sono ovviamente i due migliori che abbiamo, pensando sicuramente, ma nessuno farà meglio di loro. E se poi succede, cioè Ok, comunque questa perché comunque persona, è una cosa da cui non si torna indietro, no, chiaramente. assolutamente, perché i posti sono due e tu se porti già due atleti non ci sono più posti. Allora, gli altri, io se fossi uno che fa 400 stile, non ci vado neanche alle qualifiche. A gareggiare, dici che Cosa non c'è vado a niente da fare? Tanto, fare. cioè, non gioco nulla. Capisci? Non conta se vado lì per partecipare e fare una gara, ma se vado lì per, non so, Per dare qualificarmi è esatto, inutile andare. è finita, cioè. E quindi questo per me è stato sbagliato. Però, nel senso, lascia il tempo che trova, perché poi la cosa è andata avanti. Non è uscito più niente, non lo so se sono, se poi il CONI ha accettato questa cosa. Per esempio, Federica Pellegrini si è esposta dicendo che lei se la La giocherà. guadagnerà sul campo come ha sempre fatto. E io questo ho apprezzato moltissimo perché lei ovviamente è un esempio per tutti quelli che sono a casa. Esatto, senti, qua, rimaniamo sempre in tema Olimpiadi. Quando hai saputo che sarebbero state rimandate, quali sono state le tue prime sensazioni? Allora, la notizia è arrivata in un momento in cui ce lo aspettavamo, e quindi non è stata così inaspettata. Però ovviamente il fatto che abbia rimandato di un anno le Olimpiadi per un atleta come me, che comunque non è più giovanissimo, non è stata una notizia troppo positiva. Soprattutto, infatti, per esempio, ho avuto un piccolo infortunio, siamo sempre al limite, no? E la stagione scorsa per me è andata molto bene, stava andando molto bene senza alcun intoppo. Non so se fossero state le Olimpiadi a fine luglio, inizio agosto 2020, sarebbero andate in un modo. Quest'anno non si sa, nel senso io darò sempre il meglio di me stesso, ho un bagaglio di esperienza abbastanza importante, però i giovani crescono forse più velocemente di me. Quindi diciamo che atleti come me o anche come Federica, che abbiamo 2 giorni di distanza nel compleanno, ci hanno forse rimesso un pochino, però le Olimpiadi ha sempre il suo fascino, l'importante è che riescano a farla. Comunque, a questo punto sarà stato scritto nelle vostre stelle, se avete 2 giorni di distanza, era scritto che insomma il nuoto e che dovevano esserci 2 campioni di nuoto. Senti, ma tu appunto hai detto, hai nominato l'esperienza, comunque tu hai chiaramente anche il ruolo poi di capitano della nazionale, quindi co cosa, cioè, hai anche questa responsabilità comunque. Allora, è il motivo per il quale, per esempio, ho deciso di espormi e dire quello che pensavo riguardo a quelle convocazioni. Però è un ruolo che sì, lascia, non è come il capitano, mi sento di dire, di una squadra di calcio, che va a parlare con l'arbitro, queste cose qui. È più forse un punto di riferimento per i più giovani. Non lo so se capita che qualcuno viene a chiedermi un consiglio. E io ovviamente non ho problemi ad esprimermi, poi come ho detto sono un tipo poco polemico, cerco sempre di far andare d'accordo tutti e di andare d'accordo con tutti. Penso che sia un ruolo che mi si addice, però
Ti faccio un esempio, se per qualche motivo io non riesco a qualificarmi per le Olimpiadi, il ruolo è inutile, nel senso va riconfermato ogni anno. Certo. Senti, ma cosa fai per caricare la squadra? Ma la squadra in realtà non ha bisogno di essere caricata, come ho detto, il nuoto è uno sport individuale e l'importante è che nella squadra ci sia sempre un clima positivo, quindi si ride, si scherza, si organizzano. Non so, le matricole che ormai non sono più quelle di una volta in cui prendevi una valanga di botte come quando l'ho fatta io, la matricola. Adesso si fanno scherzi, e, non lo so, 20 piani di scale di corsa e si fa la gara e così, dai, si organizzano queste cose per mantenere il clima unito oppure si va tutti insieme sugli spalti a tifare una finale importante di qualcuno. O comunque le gare di tutti. Di solito la mattina alle qualificazioni siamo tutti in vasca e quindi non ci si riesce. Però queste cose, dai. Senti, comunque vabbè, ora tu ti stai chiaramente riprendendo da questi piccoli infortuni e stai preparando comunque il tuo l'obiettivo principale, comunque sono le Olimpiadi. Delle tue tre gare, qual è quella che senti di più, tra... Allora, diciamo che le mie tre gare, innanzitutto sono tre gare quando siamo all'International Swimming League in vasca corta, perché i 200 sono eliminati quando si parla di Olimpiadi o comunque di gare internazionali, perché non sono a un livello tale da potermi giocare qualcosa di importante. E non è nelle mie corde, sono sempre stato un velocista. E per quanto riguarda le Olimpiadi, i 50 non li hanno messi, mettono la breakdance, però i 50 rana, delfino e dorso ancora non li mettono. E chiudo qui la polemica. Però, e quindi mi rimangono soli 100, che comunque sono sempre stati la gara che mi è piaciuta di più e che mi è anche venuta meglio. Col passare degli anni un po' si invecchia e quello che riesce a mantenere meglio e soprattutto a sviluppare meglio la forza fisica, e quindi in realtà ci si butta sempre più sulla velocità. Però mi sono ripromesso e che fino alle Olimpiadi i 100 sono la mia gara più importante, poi dopo si vedrà. Ok. Senti, allora abbiamo avuto lunedì come ospite Gianmarco Tamberi, abbiamo toccato questo argomento perché lui ha tirato in ballo la sua fidanzata appunto parlando delle Olimpiadi, dei sacrifici che sta facendo. Lui dice, cavolo, lei è una santa, ci sono dei momenti in cui tocco dei livelli di stress incredibile, non potrei stare con un'altra sportiva perché se fossimo tutte e due nello stesso momento, allo stesso livello di stress, non so cosa potrebbe succedere. E voglio sentire qual è la tua opinione al riguardo, visto che comunque la tua compagna è una nuotatrice, una sportiva, una nuotatrice, peraltro è una nuotatrice di alto livello, quindi Facciamo le stesse cose. esatto, sei nella situazione descritta da Tamberi praticamente. Allora, Gianmarco ci si dovrebbe ritrovare in questa situazione. In realtà, nel nuoto, generalmente nuotatori stanno con nuotatrici perché sono stili di vita troppo diversi diciamo, dai giovani Che fanno un'altra vita. che fanno un'altra vita. E quindi io in passato ho avuto anche fidanzate non nuotatrici, ma non gira, nel senso non mi può capire, non si può parlare, non si condivide la stessa cosa. E quindi di conseguenza, in realtà con Martina siamo insieme dal 2016, ma ci alleniamo insieme da estate 2018, quindi da più di 2 anni. E quindi siamo insieme praticamente 24 ore su 24. Però ci perdiamo i nostri spazi, nel senso, non so, io esco, vado a fare adesso non si può, però prima si faceva una cena con gli amici, lei la stessa cosa, un aperitivo con le sue amiche, però non so, si va a letto presto, ci si alza presto, regolarità nel cibo. E se io convivessi, per esempio, con una mia fidanzata, se Martina non nuotasse, magari non vorrebbe mangiare quello che mangio io, Dieta mega ferrea. non proprio mega ferrea, però sì, si fa una dieta, no? E se io dico di no, cosa se rido? Ma ho letto una cosa. Ho letto un commento di mio amico. E quindi per noi è diventato quasi, quasi naturale. Poi non so se siamo un'eccezione che si litiga poco, si va d'accordo, però litighiamo anche noi e No, poi così. forse quando fai, diciamo, sport a certi livelli e comunque magari sei impegnato anche, cioè, ci sono proprio dei momenti in cui non stai in Italia, insomma, Sì.
Cioè, quindi magari forse sarebbe complesso poi avere un rapporto con una persona che Anche. poi non duri mai, poi alla fine, perché... Sì, anche per esempio siamo stati via 5 settimane a Budapest e noi eravamo praticamente l'unica coppia che era lì. E quindi e tutti gli altri, non so, avevano la fidanzata a casa o il fidanzato a casa. Poi quando sei via magari ci sono tentazioni. E diciamo che in passato ho vissuto questa situazione, ero più giovane, però la vivevo peggio. Adesso alla fine dovunque andiamo siamo sempre insieme. E si condivide gioie e dolori. Altra cosa, per esempio, quando sei vicino alle gare, molto spesso, come ha detto Gianmarco, gli atleti diventano un po' tesi, non so come dire, però una persona che fa la tua stessa cosa sa come si sente come te, sa come prenderti, si condivide, si parla. Mentre invece se io avessi una fidanzata nuotatrice, mi fa una domanda che mi viene da tirarle uno schiaffone. Cioè, per dire, Perché il livello di amichevole, stress è comunque questo, no? quindi... Sì, poi ti fa una domanda che dici, ma cosa stai dicendo? Ok, va bene. Però non capita mai, non so, un po' magari di rivalità o di... Non lo so, appunto, magari, non so, te vinci, lei perde, lei vinci, tu perdi, non c'è un po' un malumore, riesci comunque a essere felice se succede una situazione del genere? Sì, è già capitato e fortunatamente non c'è rivalità all'interno della coppia, almeno non per noi, però vedo coppie all'interno delle quali ce n'è tantissima e ce n'è anche in passato, non so, ce n'è stata tantissima, io ne ho viste di coppie così. Noi no, anzi, ti dico, è capitato, non so, che ho fatto una gara che è andata male, poi lei è andata bene e io, cioè nel senso, mi è passata. La Anche mia la tua arrabbiatura, arrabbiatura. esatto, e già io per lei. Per esempio, l'ultima che mi viene in mente è stata i mondiali in corta nel 2018 in Cina. Io ero appena arrivato quarto nei 100 e lei prese la medaglia dopo di me. Subito dopo di me ha preso la medaglia nei 50 e diciamo che mi ha tirato sul morale. Ok, vabbè, quindi dai, voi siete un esempio anche Al contrario, non so se virtuoso. sarebbe andata nello stesso modo, perché Martina non reagisce come me. Però insomma, diciamo che ci sta comunque, no? Nel menage di una coppia. Poi chiaramente, insomma, non so Sì, se sì. avete passato insieme anche il lockdown. Sì. Però ci siamo gestiti, dai, la casa sembrava più grande in quel periodo, non lo so, non è una casa grandissima. Però facevamo anche attività fisiche diverse, lei ho cucinato un sacco, io ho studiato un pochino, quindi no, ci siamo ritagliati i nostri spazi. Però perché voi non vi siete potuti allenare durante il primo lockdown, non vi siete potuti allenare? No, le piscine erano chiuse, quindi siamo stati 8 settimane senza nuotare, però io sono stato uno tra i primi ad acquistare materiale da palestra Ah no, online e pensavo che quindi fossi costruito tipo una piscina in no. salotto, tipo... No, no, però ci siamo fatti una palestra in garage e quindi siamo stati attrezzatissimi. E altri miei amici che ci hanno provato, non so, una settimana dopo era finito tutto, cioè tutti hanno comprato tutto. Quindi, insomma, voi invece ti siete premuniti. Senti, ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare. GQ è il magazine delle passioni maschili. Quali sono le tue? A parte il nuoto, ovviamente. Formula 1. E comunque quattro ruote in generale, le automobili, go-kart anche mi hanno sempre attirato e divertito. Ovviamente non tantissimo, non sono uno sfegatato, ma sono un tifoso di calcio del Milan, quindi cerco di seguire le partite, soprattutto adesso che il mio idolo Ibra è tornato. E quindi dai, più o meno siamo qua. Ma mi sono sempre chiesta, tra sportivi come anche di discipline diverse, no? Quando sei tifoso di un altro sportivo, ve lo dite, vi scrivete? Ma con qualcuno sì, però non lo so, tipo calciatori io non conosco nessuno e non ho mai avuto rapporti con nessuno. No, lo so, però magari via Instagram o comunque, non so, in questo mondo un po' Sì, connesso che quindi... qualcosa sì, con qualcuno ci si sente, non so, che nasce un'affinità, ma anche solo grazie a uno sponsor in comune o qualcosa del genere, quindi magari se ci si conosce a un evento per dire.
poi si mantiene spesso questo rapporto virtuale. Ho capito, va bene, d'accordo. Grazie mille Fabio per essere stato con noi, ti ringrazio Grazie a e voi. Anche buona serata. E a a questo voi. Grazie, punto buon recupero, mi raccomando. grazie. Ci vediamo in formissima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.